Ciao amici, bentornati su Officina del Pilota. In questo nuovissimo video vi farò vedere come rinnovare i fanali posteriori aftermarket di un Porsche Panamera. E se avessi voglia di farlo anche tu, potresti prendere questo video come tutorial per rinnovare sia i fari anteriori che i fanali posteriori. Il procedimento è più o meno identico. Questo è un video che io catalogo come video utile di Officina del Pilota. Sarà un video un po' tecnico e nel caso non fossi interessato a questo specifico paragrafo sul canale ci sono tanti altri video, puoi andare a vederli, altrimenti rimarrai connesso e ti farò vedere esattamente come procedo. Ti faccio vedere lo stato in cui si trovano questi fanali. Come puoi vedere sono opachi e molto graffiati, quindi il consiglio è avere degli step progressivi di carteggiatura. 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, se vogliamo essere proprio molto pignoli, molto attenti. Altrimenti io penso vada bene anche 1000, 1500, 3000, per esempio, per semplificarla in tre step, tre passaggi. Farò questo lavoro a mano e con una rota orbitale, un platorello rota orbitale, e utilizzando questi dischi della 800. Il video non verrà tagliato, nel momento in cui comincerò metterò un cronometro e così vedremo anche più o meno quanto ci vuole per fare questo lavoretto divertente. Spero che possa essere d'aiuto nel caso aveste bisogno di qualche chiarimento. Cominciamo. Questi dischi Hookit forati, che si chiamano Purple Finishing Film Disc Dust Free, sono forati perché permettono alla polvere di essere aspirata. Voglio mettere un'interfaccia in modo che posso spingere un po' di più sulla superficie. Meglio.
Io vedo ancora dei graffi qui. L'800 non è bastata. Provo a insistere. Nuovo disco. Ok, la situazione sembra leggermente migliorata. Adesso mi ritaglio un pezzetto di questa grana 1000 e comincerò a carteggiare a mano. Bagno la superficie, bagno la carta vetrata, attenzione a non spingere troppo come dicevo nei precedenti video con le dita, cerchiamo di essere il più omogenei possibile, utilizza un tacchetto se non ce l'hai, vedi, ti faccio l'esempio, basta anche un'interfaccia del genere di carta vetrata che ti permette di andare ad avere una pressione più omogenea sulla superficie. Ricordati di carteggiare sempre in maniera ordinata. A croce.
o anche seguendo la curva della superficie. In questo caso il fanale sto cercando di rimuovere i graffi che ho provocato con la carteggiatura a platorello della grana 800. Ogni tanto cerchiamo di dare una pulita alla carta vetrata semplicemente spruzzandoci sopra dell'acqua. Puliamo anche la superficie che stiamo carteggiando perché i residui potrebbero continuare a graffiare il fanale, perché te li porti a spasso con la carta vetrata e quindi continuano a graffiare. Togli un graffio da una parte e ne fai uno dall'altra e poi diventa proprio un cane che si morde la coda. Ho utilizzato anche un po' di acqua diluita 1-3 con alcol isopropilico, acqua 3 isopropilico 1 ovviamente, e ricomincio. Vedi che tira via del trasparente? Quella è la superficie che stiamo grattando, stiamo rimuovendo. Meglio, adesso andiamo ad incrociare di nuovo. Io vedo tutti i segni della carta vetrata 1000 che poi andrò a rimuovere con una grana più fina. Thank you.
devi coprire tutta la superficie, non dimenticare nessun punto, che poi è proprio lì dove ti va a finire l'occhio quando hai finito. L'unico punto che non hai trattato, poi lo vedi il difetto. Devi avere pazienza, ma questa ce l'hai solo ed esclusivamente se ti piacciono le macchine, se no non stai qua ore e ore. Ok, allora adesso vi faccio vedere com'è dopo i primi due step 800.000. Andiamo a vedere. Lo asciugo prima con un po' d'aria compressa. Ho rimosso quei graffi di lavaggio, di sassate, eccetera, eccetera. Ora sembra tutto graffiato, ma tutto graffiato bene, in maniera omogenea e soprattutto tutto opaco e più ordinato. Dunque, che dobbiamo fare adesso? Prendiamo una carta vetrata 1500. Facciamoci un giro con la 1.500. Sì, già migliorato. Ora vediamo, ti faccio vedere ogni volta così.
c'è ancora qualche graffio, ma abbiamo fatto il piccolo step dalla 1000 alla 1500, siamo a metà dell'opera e il risultato già comincia a vedersi. A questo punto io mi prendo una bella carta vetrata 2000 e ricomincio. Sempre bagnata. Questa carta sta tagliando il graffio della 1500. Almeno spero. Quando vedi quella patina bianca vuol dire che sta lavorando la carta vetrata. Sta tagliando. Dice, ma te se continui così poi non ci rimane niente di sto faro. Anche qua puliamo la carta, non ci portiamo il residuo in giro per tutto il fanale, altrimenti continueremo a graffiarlo. Io sono convinto che a fine video arriveranno in 20-30. Non ce la fai a rimanere attaccato a vedere sta cosa per un'ora e mezzo. È impossibile, io non ce la farei mai. Però ti assicuro che quando lo fai è molto più divertente. Anche perché vedi che ti migliora sotto le mani proprio. Devi sempre asciugarlo per vedere dove è graffiato, perché bagnato non si vede. Eccolo. Poi contro luce è perfetto perché vedi bene bene.
Dunque, vediamo com'è dopo la 2000. C'è sempre qualche segno, sì. Torno indietro di uno step, la 1500, però attenzione perché questa è una 1500 Trizac. Serve per tagliare il trasparente clear coat sanding. Io un test lo voglio fare, perché questa è una carta costruita in un modo tale che ti permette di avere una finitura ottima e un buonissimo taglio per quello che riguarda le vernici trasparenti. Ora, non me lo vieta nessuno di fare un test e di farvi vedere che risultato c'è. Questa è microforata, quindi quando taglia butta anche via il residuo, sempre rigorosamente bagnata. Del bianco che tira fuori, quindi vuol dire che sta tagliando di brutto. Ovviamente quando usi platorello e con carta vetrata bagnata tipo Trizac non c'è bisogno di accendere l'aspirapolvere, anche questo va pulito, vedi? Tutto il residuo lo mandiamo via. Copri bene tutta la superficie. Ha combinato questo disco abrasivo. Eccezionale, ragazzi. Costa veramente un botto rispetto a quella normale, ma ti voglio far vedere una cosa. Vedi, questa si è usurata parecchio, lo vedi? All'interno è più chiara, quindi la vita di questi dischi è molto corta, quindi questo è già andato, è da buttare. Però il risultato che ottieni con dei dischi del genere è strepitoso. Guarda che gloss. Andiamo di 3000 adesso. Questa l'avevo usata sul Ferrari, è un po' rossa per quello, ma è ancora molto buona, fresca. C'è un
fatto mezzo sportello, quindi prima di usare un dischetto nuovo mi finisco di consumare questo. La velocità che utilizzo io quando faccio queste lavorazioni è più o meno da... io utilizzo un Festool, il 150, questo è l'ETSEC, e la velocità è sempre più o meno tra 2 e 3. Piace questo rumore, tolgo l'interfaccia, tanto la 3000 è già interfacciata e fa meno rumore. Riesco a essere anche più preciso negli angoli. Dato a 3,5. Andiamo a vedere se ho lasciato qualche parte scoperta. Fischia. Guarda un po'. Guarda l'opacità qui. Ma va data ancora la 6000? E ragazzi, graffi addios, come dice Cannavacciuolo, addios graffi, non ci sono più. Bello, bellissimo, fantastico. 6000, ragazzi, siamo pronti per andare ad intervenire sul fanale posteriore con il disco Trizac abrasivo 6000. Vediamo come sarà tra poco. Possiamo aumentare un po' la velocità qui perché andiamo a finire. Ruota più velocemente e va a tagliare meglio, ancora meglio, e a finire
la finitura, quindi a donare un po' più di lucidità. Bene. Andiamo a vedere. Ultimo step, questo qui delle Trizac. Siamo arrivati alla 6000. Il fanale non presenta più graffi. Quasi quasi che si potrebbe rimontare così. Ma noi adesso andiamo a fare gli ultimi due step, compound polish. E vediamo com'è. Utilizzo un tampone metà lana naturale, metà lana sintetica e la polishing compound, la 2 della Honey, con proprietà di taglio 4 a 6 e gloss 4 a 6. Teoricamente già con questo unico step e questo tampone qui otterresti un buon risultato. Per cui facciamo una prova, vediamo com'è. Tenetelo sempre pulito, agitare bene la pasta. Quando è pulito, come primo step, suggerisce il buonissimo Andrea di... Vabbè, mi sto facendo vomitare io adesso. Comunque l'importante è che tu vada a spalmare bene tutta la pasta sulla superficie del tampone.
Io ho fatto una cosa abbastanza vergognosa, chiedo scusa. Però si fa sempre in tempo a rimediare così. È anche profumata sta pasta. Ok. Vado al minimo della velocità, faccio scaldare un po' il tampone. Vado a 1. Siamo in rec. Hey, 1 2 check. Hey, sa. Pare di sì o pare di no. Pensa se non ho ripreso. Sì, funziona anche il microfono. Ok. Dice, ma puoi usare quello più piccolo? No, mi serve la potenza, devo tagliare. Un grembo, tipo bimbo, ecco. Oh. Ne faccio metà, poi rimetto la pasta. Quando aumento la velocità della lucidatrice, dopo che ho spalmato bene tutta la pasta sul fanale o su metà di esso, come ho fatto in questo caso, aumento la velocità della lucidatrice per andare a tirare fuori la finitura. Comincia a pulirsi, quindi capisco che ci siamo quasi. Faccio vedere tra un po', eh? Mi sto esaltando. È quasi finito, ecco perché esce così. Vabbè, metticene un po' di più, no? Occhidocchi.
Ok, rispalmo il prodotto a velocità 1 o anche 2, va bene. Nella zona che non ho ancora trattato. Aumento un po' e comincio a finirlo, la finitura. Bene, massima velocità. Occhio sempre agli angoli. Ok, dai un'occhiata. Cerco di muoverlo così riesci a vedere se ci sono delle imperfezioni. Diamogli pure una mano di polish, va. Tanto per gradire. Fatto 30, fai 31, no? Ok, cambio tampone, prendo il tampone bianco della Rupes, levo la lana, eccoci qua, e metto questo tampone bianco della Rupes, il più morbido, con finitura. La pasta utilizzo la 3 della Honey, che è l'ultima, si chiama Finishing Compound, e ha un gloss 5 a 6, quindi siamo al top proprio. Thank you.
dopo averlo spalmato bene, ne metti un altro po' e andiamo a fare la finitura. Aumentando la velocità. Attenzione che il platerello questo parte, è ancora più brillante di prima e vabbè ragazzi, è perfetto. Ecco, nel frattempo ti faccio vedere il risultato. Come puoi vedere è nuovo, ma proprio sì, se proprio vai a guardare attentamente all'interno qualcosa, ma quelle sono cose sotto che non puoi toccare, c'è. Ok, però è praticamente nuovo. Ok, nel caso non fossi ancora soddisfatto, puoi pensare di applicare due mani di trasparente. Questa è una bomboletta di vernice trasparente che puoi comprare dalle Leroy Merlin al costo di più o meno 10 euro. Mi raccomando, nell'applicazione del trasparente cerca di non fermarti nello stesso punto, di avere un movimento a salire omogeneo. Una bella mano, la prima, poi aspetti 15-20 minuti e dai una seconda mano. E questo serve per proteggere il fanale o il faro che sia maggiormente con un paio di strati di trasparente. Bene ragazzi, questo video termina qui. Se sei nuovo in questo canale, considera l'ipotesi di iscriverti, e se non fossi nuovo saprai già che ci vedremo domenica prossima con un nuovissimo video di Officina del Pilota molto interessante. Vi ringrazio come al solito per l'attenzione e il grande affetto che riportate nei commenti, e un saluto da Matteo di Officina del Pilota. Ciao!